Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina. Oggi vediamo come preparare un pan dolce davvero speciale, il pane gomitolo di lana. Si tratta di un pane davvero soffice che con il suo aspetto esterno richiama proprio questo delizioso gomitolo. È veramente divertente da fare, infatti stare lì con il tarocco a fare tutti questi taglietti e arrotolare questi salsicciotti che sono bellissimi è veramente un'esperienza da fare. È talmente semplice che lo potete condividere con tutta la famiglia, anche con i più piccoli. È un pane che si presta molto ad essere mangiato a colazione, ma è ottimo anche a merenda con un buonissimo tè. Oggi vediamo come preparare la nostra versione. Iniziamo la ricetta mettendo 50 g di burro morbidissimo in una ciotola e lo lavoriamo con una spatolina per renderlo più malleabile. Poi aggiungiamo 50 g di zucchero semolato e lo amalgamiamo al burro. Aggiungiamo i semi di vaniglia bourbon, mescoliamo bene ed infine mettiamo 80 g di farina di mandorle. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Adesso lo mettiamo da parte a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. A questo punto possiamo occuparci dell'impasto. In una ciotola capiente aggiungiamo 300 g di farina manitoba, 40 g di zucchero, 4 g di lievito secco, 3 g di sale, i semi di vaniglia bourbon e con un frustino diamo una leggera mescolata alle polveri. Adesso procediamo aggiungendo i liquidi, quindi 80 ml di latte freddo, 100 ml di panna fresca fredda e un uovo dal peso di 50 g che sbattiamo con una forchetta e aggiungiamo al composto. Con le mani impastiamo a dovere, prima cercando di far assorbire parte dei liquidi, poi amalgamando gli ingredienti fino ad ottenere una massa omogenea. Poi trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro e lo lavoriamo per 15-20 minuti. Ora vi mostreremo alcuni metodi efficaci per lavorare correttamente l'impasto. Il primo, con il palmo della mano spingiamo in avanti l'impasto, poi lo riavvolgiamo su se stesso. Facciamo questa cosa per circa 5 minuti. Secondo, con coraggio prendiamo l'impasto e lo sbattiamo con forza sul piano da lavoro, piegandolo su se stesso quando ricade. Terzo, teniamo fermo l'impasto con una mano, mentre con l'altra lo arrotoliamo su se stesso formando così un grosso rotolo. Poi lo giriamo in verticale e continuiamo il procedimento. Quarto, con le due mani spingiamo da una parte all'altra l'impasto, in modo da ricreare il movimento del gancio dell'impastatrice. Dopo 20 minuti di lavorazione il nostro impasto è pronto. Creiamo una pallina pirlandolo, seguendo dei movimenti circolari. Guardate com'è liscio e come si notano i puntini neri della vaniglia. Trasferiamo l'impasto in una ciotola ben oleata e passiamo l'impasto nell'olio da entrambe le parti. Poi copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per un'ora, 1 ora e 10, nel forno spento con la luce accesa. La temperatura del forno dovrà essere di circa 28 gradi, così potrà lievitare correttamente. Ecco qua il nostro impasto. Adesso facciamo una prova per vedere lo stato di lievitazione. Con un dito infarinato buchiamo l'impasto e se non collassa vuol dire che ha lievitato benissimo. Trasferiamo l'impasto su un piano da lavoro e lo pesiamo. Il nostro è di circa 580 grammi. Poi con le mani lo schiacciamo un po' per formare un cerchio. E con un tarocco dividiamo l'impasto in 5 spicchi. Per ottenere delle sezioni più precise le pesiamo, in modo che abbiano tutte lo stesso peso. Prendiamo un pezzo, lo schiacciamo un pochino con le nostre mani, poi portiamo tutti i lembi verso l'interno. Facciamo una specie di fagottino, lo giriamo un po' con le mani e gli diamo un po' di pirlatura. Continuiamo così con tutte le restanti. Poi le lasciamo a riposare per 15 minuti coperte da pellicola trasparente. Prendiamo la prima pallina che avevamo formato, la schiacciamo con le dita per eliminare eventuali bolle d'aria e formiamo una specie di rettangolo di 22 cm per 15 cm. Da circa metà lunghezza con il tarocco facciamo delle striscette di 2-3 mm. Poi prendiamo un quinto dello Streusel e lo stendiamo nella parte superiore. Procediamo portando i lembi laterali verso l'interno. Poi giriamo la parte superiore su se stessa
e iniziamo ad arrotolare il nostro rotolo, se necessario portando le parti laterali verso l'interno. Ecco qui il nostro primo rotolino pronto. Poi lo appoggiamo in una teglia di 20 cm di diametro, alta 10 cm, con un foglio di carta da forno sotto e con i bordi tutti ben imburrati. Ripetiamo questo procedimento con tutti gli altri rotolini. Infine aggiungiamo l'ultimo rotolo, mettiamo a livello anche gli altri e li mettiamo a lievitare nel forno spento con la luce accesa ad una temperatura di 28 gradi fino al raddoppio, insieme ad un pentolino con acqua calda di 50 gradi che nel forno creerà l'umidità giusta per la lievitazione del pane. Dopo circa un'ora e 15 minuti ecco il nostro impasto ben lievitato. Lo spennelliamo con del latte e lo cuociamo nel forno ventilato 170 gradi per 20 minuti. Dopo 8 minuti suggeriamo di coprire il pane con un foglio di alluminio, altrimenti imbrunirà troppo in superficie. Ecco a voi il nostro pane. Appena sfornato lo spennelliamo con del burro fuso per donare lucentezza. E voilà amici, ecco qua il nostro fantastico pane gomitolo di lana. Inoltre avevamo il piacere di mostrarvi anche come si presenta all'interno. Come potete vedere è veramente morbido, si sfalda proprio con le mani. Poi se lo apriamo notiamo questa suddivisione in foglie, totalmente coperte di streusel, che è veramente goloso. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meraviglia di un pane dolce. Prima però guardate che bello che è, poi veramente ma veramente morbido. E adesso lo addentiamo. Cosa posso dirvi? È un pane fantastico ed è morbido, ma morbido proprio come un gomitolo di lana. E poi c'è questo streusel che oltre ad essere buonissimo conferisce morbidezza all'interno del nostro impasto. E poi è bellissimo perché sembra un insieme di piccoli gomitoli di lana. Insomma è veramente stratosferico, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!